Il Taj per allontanarsi dalla zona calda, l'Athletic Club Alvaro per rincorrere il sogno playoff al Marzocchini va in scena la 26esima giornata del campionato di eccellenza ligure. Partono più forte i padroni di casa e al settimo minuto Miceli colpisce la traversa, sulla ribattuta Kane non riesce a trovare la rete. Ancora Miceli è pericoloso dalla distanza, il numero 7 cerca di sorprendere Sivori ma non inquadra la porta. La centra è come invece al 25esimo minuto proprio Kane, che questa volta è chirurgico con il sinistro sotto l'incrocio. La rete del numero 11 bellissima sblocca la partita in favore dei giallorossi. Rivediamo la prodezza del giovane classe 2003. La risposta timida dell'Athletic Club Albaro è sui piedi di Pagano, che lascia partire un destro fuori misura. Poi è ancora Miceli a impegnare Sivori, che si distende sulla destra ed è via in corner. Si va a riposo sul punteggio di 1-0. A inizio riprese Ilardo impegna D'Ercole su calcio piazzato. Attento l'estremo difensore locale. Al minuto 57 lo spunto di Martelli dalla destra. Il tiro incrociare del numero 10 del Taggia si spegne sul fondo. Poco dopo l'assistente numero 2 ferma l'attaccante Albarino Gatto, lanciato a rete dal suggerimento di D'Arrigo. A 15 giri di lancette dal termine, episodio in area di rigore ospite, il direttore di gara assegna un calcio di rigore al Taggia per questo contatto tra il capitano Di Pietro e l'attaccante Alvarez. Anche in questo caso ci affidiamo alle immagini. Si incarica della battuta il capitano Miceli, che glaciale spiazza Sivori e porta i ponentini sul risultato di 2-0. Gara in discesa per gli uomini di Mister Fiuzzi. Il clima si scalda all'84esimo con un accenno di rissa e l'espulsione dalla panchina di Lerini e di un membro dello staff della panchina taggese. Nuovo episodio della Moviola al minuto 89, questa volta nell'area del Taggia. L'arbitro non sanziona questo tocco in area di Cortese con la mano, secondo i giocatori dell'Athletic, col petto per il direttore di gara, che poi espelle l'attaccante giallo nero verde Spadoni per le successive proteste. Nel terzo dei 4 minuti di recupero Alvarez si libera di Sivori in uscita ma trova l'opposizione di Zinnari. Questa è sì l'ultima emozione del match. Il Taggia si impone per 2-0 e si porta a 33 punti in classifica.